C'era una volta, nella zona di Outbergen, un fratello e una sorella che si volevano molto bene. Il fratello, di nome Gottfried, aveva ereditato il feudo dal padre. Gottfried e sua sorella Elsa erano molto amati dal popolo, ma c'erano delle persone che aspettavano il momento giusto per impossessarsi del feudo. Teuramont, io prenderò Outbergen da Gottfried e Elsa per darle a te, che sei mio figlio, e per farti signore del feudo. Ma ecco, sono loro che vengono proprio ora a cavallo. Nascondiamoci subito. Presto! Oh, che carino! Ho fatto un sogno strano questa notte. Ho sognato il cavaliere del cigno. Io sono il cavaliere del cigno. Quando hai bisogno del mio aiuto, puoi suonare la tromba. In qualunque momento potrò venire da te. Cavaliere del cigno, che sogno strano che ho fatto. Vorrei subito raccontarlo a mio fratello. Guarda che ti prendo. Oh, siete voi, Olturuto padre e figlio. Quell'uccello che volevi far volare sono io, e questa volta sono io che prendo voi due. Io sono un mago e adesso vi trasformerò in un bellissimo cigno. Oh, oh, oh. Hai visto che cosa ti ho fatto diventare? Ma ricordatelo bene, finché porti questa catena d'oro non potrai mai tornare ad essere un uomo. Ricordatelo, ed ora vola, vola! Gottfried! Gottfried, dove sei? Questa volta tocca a me, mia cara. In quel periodo governava la Germania il re Heinrich. Il sovrano era venuto a ispezionare i feudi del suo regno e a controllare se erano ben governati. E voleva incontrare Gottfried nel feudo di Outbergen. Sua Altezza, noi siamo i nobili di Outbergen. Io mi chiamo Olturuto e questo è mio figlio Teuramont, mio graditissimo re. Io ho chiamato il feudatario Gottfried. Sì, Sua Altezza, ma il signor Gottfried veramente è proprio morto, anzi è stato assassinato. E io avrei anche un sospetto. Che? Che cosa? Assassinato? E da chi? È stata una fanciulla di nostra conoscenza. Una confidenza, mio gentile sovrano. Olturuto raccontava solo bugie al re, il quale credeva tutto. Come? È stata Elsa? Allora, Elsa, lei è sospettata di aver assassinato suo fratello e perciò la dovrò interrogare. Processo! Processo! Io non ho ucciso mio fratello, non dico bugie, lo giuro nel nome del buon Dio. Ma c'è un uomo che giura di averti visto assassinare tuo fratello, Olturuto! Sì, infatti io ho visto con i miei occhi questa gentile donzella assassinare il suo bel fratello. Non è vero, mio fratello è sparito all'improvviso nel bosco. Non date retta a quest'uomo. Hai fatto questo per avere il feudo solo per te. Che orrore, uccidere il proprio fratello. Tua Altezza, non dico bugie giurando nel nome di Dio Onnipotente. Ma ancora insisti facendo finta di non sapere niente. Questa ragazza deve essere il diavolo o una strega. Ho mandato dei soldati nel bosco per controllare. Se non troviamo niente, allora vuol dire che questa ragazza è colpevole. In nome di Dio. Sua Altezza! Il soldato che era andato nel bosco aveva raccontato al re che lì non c'era né il cadavere né altri segni di sangue. Al re, Elsa non sembrava una persona capace di uccidere, ma restava anche il fatto dell'assenza di Gottfried. Allora fate un duello. Quello che vincerà non potrà essere quello che ha ucciso e io lo lascerò libero. Fare un duello? Beh, Elsa è una donna, un altro può fare il duello al posto suo. Chi si offre dunque? Accetto qualunque persona voglia duellare al posto della donzella. Fatemi avanti! Naturalmente nessuno voleva battersi con Teuramont, perché era il più bravo duellante di Outbergen. Così Elsa fu costretta a battersi contro il forte Teuramont. Il duello doveva avvenire 2 ore dopo mezzogiorno. La fanciulla, in attesa dello scontro, si andò a sedere vicino alla sorgente nel bosco. Non poteva morire prima di trovare il suo dolce fratellino. Mio buon Dio, è il cavaliere del cigno. Quando hai bisogno del mio aiuto, suona la tromba. Elsa aveva pregato il re di far suonare la tromba.
Poi si era inginocchiata e umilmente si era raccomandata a Dio. Ma il cavaliere del cigno non si faceva vedere. È giunto il momento. Fate prendere la spada, Elsa. Questo è il momento. Prendi la spada, Elsa, oppure devi ammettere di essere stata tu a uccidere tuo fratello. Non ho scelta. Devo battermi. Preferisco morire piuttosto che disonorare il mio nome. Teuramonto, su, coraggio, finiamola con questa storia. Ti trafiggo il cuore con un colpo solo. Aspettate! Chi sei tu? Sono il cavaliere del cigno. Il cavaliere del cigno? Dunque il sogno era proprio vero. Sua Altezza Re Henrik, la prego di farmi combattere al posto di Elsa. E sia. Grazie, mio sovrano. Elsa, se io vinco questo duello, tu sarai la mia dolce sposa. Me lo prometti? Sì. Tu però non dovrai mai chiedermi né il mio nome né da dove vengo, altrimenti sarò costretto a sparire per sempre. Sì, te lo prometto. Teuramonto, uccidi quest'uomo, presto! Aspetta un momento, per favore. Non lo uccidere, salvagli la vita, ti prego. Elsa era d'animo gentile e così pregò il re e il cavaliere del cigno di non condannare Teuramonto. Il sovrano, emozionato dalla gentilezza di Elsa, rispettò il suo desiderio. L'anello di fidanzamento che mi ha dato il mio bel cavaliere. Elsa. Oh, sei tu. Stupido figlio che sei. Non dobbiamo finirla qui, questa storia. In qualche maniera dobbiamo cacciare via quel cavaliere da Outvergen. Forse io un modo ce l'ho. Perché non usiamo ancora la magia? Ma che cosa è successo dunque? Oltoruto, per fare in modo che chiedesse il nome del cavaliere, le aveva dato un filtro magico. Elsa, sotto l'influenza del filtro, aveva chiesto al bel cavaliere il suo nome e da dove veniva. Io ti avevo già avvertito, Elsa, di non chiedermi come mi chiamo. Tu non hai tenuto fede alla parola data. Comunque, se lo vuoi sapere, il mio nome è Lohengrin. Quando la mano del cavaliere toccò delicatamente la sua spalla, la magia si sciolse. Lohengrin è il tuo nome, il principe del paese di Dio. Io sono venuto per salvare Outvergen perché due uomini maligni con la loro magia la stanno distruggendo. Ma ora che ho rivelato il mio nome, sono costretto mio malgrado ad andar via da qui. Perdonami, per favore. Io sono stata una stupida e ho mancato di parola. Caro Lohengrin, perdonami, perdonami. Elsa, questa decisione è nelle mani di Dio. Addio, mia dolce Elsa. Mio bel cavaliere, non ti dimenticherò mai. Finalmente abbiamo Outvergen nelle nostre mani. Lohengrin adesso sta per partire e non tornerà più qui, ne sono sicuro. Mio buon signore, proteggi sempre la mia Elsa che io ho tanto amato. Proprio in quel momento dal cielo si udì la voce di Dio. Lohengrin, togli la catena d'oro al cigno e libererai dall'incantesimo il fratello di Elsa. Elsa, guardami. Elsa! Godfiel! Sorella mia! Ora il mago è sparito. Prendete questo e tenetelo con voi. Addio. Addio, Elsa. Addio, Lohengrin! Addio, Lohengrin!
Addio, mio dolcissimo Lohengrin! Non ti dimenticheremo mai! Addio! Addio! Così, in quell'antica città è ritornata la pace. Ma nel cuore di Elsa, il giovane Lohengrin rimarrà per sempre.